e papà. E siamo ritornati. Buona serata, buona serata. Buona serata, sì, buongiorno, buona serata, è un po', sono buona un serata, po' quasi le sette. Buona serata. Buona serata. Pomeriggio. Cosa? Nulla. Niente, quindi siamo qui di nuovo con la settima uscita. L'ottava e la nona. E la nona uscita. Quindi iniziamo, vi facciamo vedere dove siamo arrivati, ok? Cosa abbiamo raccolto? Fai vedere. Ok. Quindi abbiamo la pelle con l'occhio. E abbiamo il cranio e abbiamo queste cose qua. Aspetta, il cranio. Le vertebre cervicali. E sì. Poi abbiamo anche la base. La base, la pedana. La pedana. Dove poggiare il T-Rex. Iniziamo subito. Edicolante. Edicolante. Tira. La settima uscita. Cosa c'è? Cosa abbiamo come contenuto? L'azienda abbiamo, si chiama RBA. E andate sul sito 3xrba.it, trovate tutte le varie uscite che stiamo facendo io e Emanuele e papà. Apriamo subito, dai. Abbiamo l'occhio. Quindi abbiamo mandibola e questo sostenitore, questa asticina. Abbiamo questo serve. Questo è un gioco. Il mio è alto circa 40 centimetri, 50 centimetri. Vediamo un po'. Andiamo nella guida. Dal vedere sembra 50 centimetri. Ok. Vediamo un po'. La mandibola. La puzza di colorato, di nuovo. Allora, c'è questo, il lato destro del T-Rex. Lato sinistro che non torna. Della mandibola, come no? Rispetto. Così. E poi. E l'altro? Sì. L'altro sarà nella prossima uscita. Nella prossima uscita, quindi aspettiamo, andiamo. Da qui. Andrà fissato qui, sicuramente con delle viti. Qui. Ok, e qui ha il gastro, quindi andiamo a vedere la prossima uscita che è la edicolante che passa alla ottima uscita, l'ottava uscita, vai, tira, eccola qua. È volata. Quindi allora lo stavo per piedi. Grazie. Questa è la nona? Sì, no, la. L'ottava è là. Prendi l'ottava. Grande! Edicolante, ci hai tirato quella sbagliata! È sbagliato, tiraci quello l'ottava, non la nona. Questo edicolante è disattento. Ma. Oh, guarda cosa abbiamo, fai vedere, gira! Fai vedere! Ai nostri amici abbiamo la seconda parte, il secondo gruppo. Di cosa? Le vertebre cervicali. E abbiamo anche l'asta. No? Ottima. La ottava. Ottava. Ma sei sicuro? Non è che ci ha tirato sbagliata la giusta. No, quella. La prima è sbagliata, ora vediamo. Asticina, sì. Chiamo il ridicolante. Aspettiamo. Forse qua è un'altra. Ecco fatto. Ragazzi, sembra una. La pedana, ecco, c'è un foro e sicuramente, secondo me, ci andrà. Lo facciamo, proviamo? No, questo nel momento in cui c'è il. La terza. Il T-Rex completo, no? Non è uscita, vai! È di volante! Tira! Piano, mannaggia, che abbiamo qui? Abbiamo. Te l'abbiamo già detto, tira un po' pure un pochettino lentamente, ci facciamo tutti. Allora, qui abbiamo. Facciamo male. Allora, cosa abbiamo qui?
abbiamo il lato sinistro. E poi abbiamo questo lo mettiamo qui, sì. Abbiamo cioè, lo dico per questo per un po' per sapere se questo gioco è adatto. Ah, sì, perché praticamente dai 0 ai 3 anni, cioè dai 0 anni non è proprio adatto, e dai 3 anni nemmeno, i 4 anni sì, i 3 anni... Da 0 a 3 anni, cioè i bambini da 0 a 3 anni non è, cioè, non è, cioè, considerabile. Quando io avevo 3 anni non potevo giocarsi con questo, infatti no. non era neanche uscito. Se fossi nato dopo e praticamente se un bimbo ha 3 anni non, mi raccomando, non comprate questo gioco perché non è adatto ai bambini di 3 anni. 4 anni sì, lo potete comprare, nei 3 anni no. Quindi ho spiegato un po' l'età. A che rivolto questo gioco? Secondo me questo qua sarà dagli 4 anni in su, dai 12. Cioè, a te non è adatto per te, scusami. Sì, invece metto dai 12 in su. No, ho detto dai 4 anni in su, dai 12 e poi 12 e poi dopo da 4 fino a 12. Boh, dopo guardiamo. Allora torna anche a me, io sono l'ho passato i 12 anni. Secondo me 4 anni su. Abbiamo spiegato un po' l'età, a chi è adatto questo gioco. Sì, okay? Ora lo mettiamo un attimo sotto, lo mettiamo da parte. Quindi dove ritorniamo all'uscita? Cioè, ritorniamo a noi, ragazzi. Okay. Sì? Questo cominciamo ad aprirla, abbiamo spiegato un po' di intrattenimento. Che faccio? Vai, che cosa c'è? Dici cosa c'è? C'è la parte, la parte sinistra della pelle del cranio. Questa questa qua che la sto incastrando. Ok. Proveremo dopo, ragazzi. Comunque questo è così. Quindi sta mancando l'altra parte. Questa qua l'abbiamo fissata. Questa qui. Non so se si vede. Questa qua l'abbiamo fissata. E questa qui la dobbiamo ancora finire. Cioè non l'abbiamo fissata, l'abbiamo. Sì. L'abbiamo, cioè la pelle, questa qui l'abbiamo. Aspetta. Come mai? Aspetta. No, non vorrei. Ecco. Non vuoi romperlo? No, così, lascio così. Ok. Si era incastrato. No, si era incastrato. Allora. Abbiamo unito solo questo, ma non abbiamo unito quest'altro. E poi avrà fissato proprio nello scheletro. E poi però peccato, non puoi più vedere come è fatto dentro. Una volta chiuso e non è che si riesce a vedere. Una volta chiuso. Quindi, ragazzi, ecco, questa sarà l'ultima volta che noi vedremo il T-Rex, lo scheletro del T-Rex, ok? Ora tra un po' uniamo, abbiamo tutta la pelle. Tutta la pelle. Lo vedremo nei video, nei video ecco qui. Come ha fatto il T-Rex? È stato riprodotto alla perfezione, abbiamo andato a vedere i nostri video. Devo dire che in verità hanno fatto un gioco alla perfezione, perché veramente ti insegna anche la mandibola, ti insegna anche nuove cose dell'animale preistorico che si chiama Lucertola Tiranno. Lucertola Tiranna, sì. Che ci dovrebbe chiamare così. Il significato di Tyrannosaurus Rex, okay. O T-Rex. Ok. Quindi, e poi ci sono tante informazioni del T-Rex. Sì. Quindi allora facciamo vedere l'ultima per l'ultima volta il nostro T-Rex, lo scheletro, il cranio, ok? Ora tra un po' iniziamo abbiamo la parte destra. Dobbiamo unire queste due parti. E mi sa, ragazzi, che questa qua sarà la proprio l'ultima parti,
sarà proprio l'ultima volta che vedremo lo scheletro. Quindi ora stoppiamo, no, non bisogna stoppare, bisogna continuare. No, volevo fare allora facciamo qui in diretta, allora spostiamo questo così. Ok, spostiamo questo qui. Ok. Li mettiamo da parte. Li mettiamo da parte. Da parte. E quindi e facciamo vedere come si montano questi la pelle, la parte sinistra del. Ovviamente dovrebbe essere montato come la terza uscita, così. Sì. Fai vedere. Aspetta. Ce la fai? Sì, certo, ce la faccio. No. Maria. Ok, aspetta. Ok. Vediamo un po'. Premi. Ecco fatto. Alcuni dicono pigi. Quello è il violetto. Ok, hai già fatto, fallo vedere. Hai già fatto. Ah. Okay. Quindi ora andiamo ad aggiungere la mandibola. Sì, ma abbiamo detto che abbiamo il faro. Sì, vedete che siamo belli illuminati. Perché? Perché siamo illuminati? Perché abbiamo una luce dietro. Abbiamo messo un faretto dietro la telecamera. Sì, e 750 di luminosità. Un dettaglio importante. Lo voglio dire. E dillo. È potente, quindi possiamo. Quindi abbiamo. Il T-Rex. Abbiamo il. Il Tyrannosaurus Rex e poi ci sono dei dinosauri che lo tengono. Che lo tengono, il nostro T-Rex. Quello che noi stiamo costruendo è quello lì. E paura. Lui! Fa paura, se ci metto la mano mi mangia. Ehi! Siamo bene. Se si avvicina, avvisarci. Fa vado. Quindi, fa vedere, non è fa vedere. Faccio vedere. Ok, vedete? Tac! Ecco. Poi il cucciolo ci ha dato anche il l'occhietto. Guarda un po'. Guarda. E fa uno scatto. Ok. Fa uno scatto. Esatto. Piccola pressione e avete sentito lo scatto. Tac. Eccolo Tac. Qua. Eccolo qua. Visto? Vai. E poi ci abbiamo anche il piccolo cucciolino. Ok, allora. No, che. Vogliamo. Allora, dove. Questo c'è, ora sta dormendo perché è stanco. Abbiamo una nostra, un cucciolo che è dormiente, piccolissimo, è adorabile. Silenzio, sta dormendo. Perché ci ha portato l'occhio. Ci ha portato l'occhio del T-Rex del quello grande. La parte uscita. Guardate che ce l'abbiamo qui. E ci ha portato anche un dente. Un dente. Quindi. Questo lo devo fare vedere vicino. Fallo vedere vicino, vai. Perché qua, questo qua è interessante. Questo veramente sembra vero. Quindi, nella nuova uscita. Sta iniziando veramente questi, nei video. Sta iniziando veramente a prendere forma. Sì? Cacciavite a stella piccolissimo. Come stella? A stella, a forma di stella. È sì. Vero! Quindi ora cerchiamo di chiudere la pelle destra e sinistra, ma prima bisogna metterci dentro il cranio. Siamo di nuovo qua? Sì, eccoci ragazzi, e abbiamo unito! Vai! Abbiamo unito la parte destra e la parte sinistra, cioè abbiamo unito tutte e due le parti, destra e sinistra, e guardate tutto il risultato. Esatto, abbiamo una bella testa da T-Rex, sì. Quello che c'è dietro di noi, che fa... Però si vede un po' lo scheletro dentro. Ecco, è vero. Che dici, ci voleva anche la pelle, il palato? Ma secondo me dopo. Dopo, non lo so, se ci sarà, non credo ci sarà, non lo so. Comunque abbiamo realizzato questa testa. Veramente ragazzi, sta iniziando veramente a prendere forma. Eppure ragazzi, però, papà, ma perché hai detto che non si può osservare? Si può osservare come è fatto dentro? Sì, per ora. È vero. Si può muovere? No, va. Non si può aprire perché la pelle l'ha bloccata. Ok ragazzi, mi sa che adesso siamo veramente alla fine del nostro video di Manuel e papà.
Alla nostra, siamo alla settima, alla nona uscita del divertirsi e costruisci il Tyrannosaurus Rex. Divertiti e costruisci il Tyrannosaurus Rex. Ah, ecco, le viti e il cacciavite. Ma non ho finito il video. No, serviranno la prossima volta. Spero che esce, quindi uscirà tipo fra... Quando abbiamo completato il collo. Il collo, esatto. Quindi, ragazzi, un saluto. Facciamo un saluto? Vai, salutiamo, dai. Bello. Mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale o pagina Facebook. O pagina Facebook. Chi non lo sa, andate su Facebook. Manuele Papà, oppure su YouTube Manuele Papà. Iscrivetevi, commentate il nostro video se vi è piaciuto. E dicevo, pollice in su se vi è piaciuto. Mettete un pollice in su se vi è piaciuto il video. Vi devo dire qualcosa. Ah, ricordate di giocare con amore. Esatto, un bacio a tutti. Buona serata, alla prossima. Ciao.